Come avere una doccia all'interno di un T4? Seguiteci e lo vedrete. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Siamo Alice e Daniele ed oggi dobbiamo fare un po' di lavoretti di manutenzione al camper, ma soprattutto vogliamo farvi vedere come riusciremo a fare la doccia all'interno di questo minivan. Si trova qui all'interno di questo sacchetto e adesso vi facciamo vedere com'è fatta. Dopo tanto tempo ci tocca fare qualche altro lavoretto al camper. Più o meno tutto quello che abbiamo fatto ci soddisfa, abbiamo riscontrato alcune piccolezze da sistemare. La prima cosa è questa: noi abbiamo un DC-DC che carica appunto dall'alternatore la nostra batteria al litio che utilizziamo ogni tanto. Sul camper era già presente un piccolo relè che quindi avvia la carica una volta che accendiamo il quadro. Dalla batteria a questo relè c'è un cavo che era già installato dal vecchio proprietario, che è un pochettino fine. Allora cosa faremo? Andremo a sostituirlo con questo. Infatti abbiamo comprato i nostri connettori da mettere sul relè, sul cavo, e quelli che vanno direttamente alla batteria. Quindi questo è un piccolo primo lavoretto. Sostituire il cavo fine, che credo che sia da 6 mm, con questo da 10 mm. Con la nostra fida pinza, che già avevo fatto vedere alcune volte, che ci super soddisfa. Trovate il link in descrizione. È un fantastico set con tutte le testine, si possono sostituire per crimpare qualsiasi tipo di cavo, e noi l'abbiamo usato per tutto il camper e anche in realtà anche a casa. Altro piccolo lavoretto da fare: non so se ricordate che abbiamo dei sensori per controllare il livello dei serbatoi e sono collegati al Raspberry tramite il Victron GX Tank. Ovviamente noi al Raspberry abbiamo collegato tutte le nostre sonde e ci siamo accorti che ogni tanto fatica ad alimentare tutte queste cose. Abbiamo il cavo che va all'inverter e quindi riesce ad accendere e spegnere l'inverter e vedere tutti i suoi parametri. Poi abbiamo un altro sensore che va al regolatore di carica, abbiamo un altro sensore che va al GX Tank ed altro. Quindi cosa faremo? Vogliamo semplicemente dare una piccola alimentazione supplementare al nostro GX Tank. Alimenteremo questo USB dal nostro convertitore a 5 volt, quindi con i suoi cavetti, tac, nero e rosso. Dall'USB partirà appunto il cavetto, va a alimentare, questo entrerà nel Raspberry e questo andrà al GX Tank, e quindi il GX Tank avrà l'alimentazione dal Raspberry ma anche esterna. Così facendo le due sonde avranno sempre sufficiente corrente. Altra cosa che vedrete nel video di oggi è un lavoro un pochino più importante di quelli che abbiamo appena fatto vedere. Vi ricordate che abbiamo installato un piatto doccia nel nostro van e tantissimi ci avete chiesto: ma come fate a fare la doccia dentro il van, fuori dal van? Ecco, se andate a vedere il video dell'impianto idraulico vi accorgerete che abbiamo installato un doccino che può essere usato in esterna, quindi mai quando fa caldo, oppure può essere utilizzato anche dentro. Abbiamo quindi acquistato, la vedete qua, una specie di telo doccia, ovviamente impermeabile, un po' particolare. Poi nel video vi spiegheremo tutto. Allora, quello che dovremo fare, qua c'è il nostro relè che è sotto chiave, questa è la nostra batteria, questo è il cavo nero che va al relè che dovremo sostituire, questo è l'altro cavo che è un più, ma vabbè, è nero, l'hanno installato nero, che va al nostro DC-DC. Se vedete, il relè è comandato dal quadro. Una volta che si accende il quadro, il relè si attiva e quindi l'energia esce e va al nostro DC-DC. Voglio sostituire questo cavo qua che è fine, quindi cosa facciamo? Andiamo a staccarlo dalla batteria, andiamo a staccarlo dal relè, ne creiamo uno più grosso e lo sostituiamo. Meno male che ci è venuto l'idea di cambiarlo,
Abbiamo girato il cavo ed è completamente colato. Probabilmente prima facevano un parallelo fra le due batterie e l'energia che passava era troppa e il cavo troppo fine, e questo è il risultato. Allora, i contatti sono un pochettino ossidati, quindi gli diamo una piccola scartavetrata. Ok, allora abbiamo crimpato il connettore, abbiamo messo un po' di nastro isolante e adesso questo pezzetto di guaina termorestringente la foniamo in modo che si scalda e direi che un capo è a posto. Ecco il nostro primo capo. Qui abbiamo tagliato, andiamo a montare il nostro connettore Faston da 9,5 mm, se non ricordo male. Speliamo il cavo, connettiamo, crimpiamo, un po' di nastro e la guaina. Il cavo è pronto, qui abbiamo messo una doppia guaina per sicurezza, ora andiamo a installarlo. Benvenuti dentro Vaniglia. Modifichiamo un pochettino la nostra centralina. Come abbiamo detto prima, l'apriamo e andiamo a inserire questo cavo, questo connettore USB. Spero che ci sia un connettore lì, però perché se non devo far su un altro crocchio. Che sono tutti pieni, devo metterne un altro, quindi devo fare un cavetto che fa così. Mettere e infilare dentro questo di qua, cioè, non è un problema, solo che già sono tanti e erano tutti belli ordinati. Ecco, questo qua è il risultato. Abbiamo aggiunto una presa USB, abbiamo fascettato il GX Tank fondamentalmente,
si alimenta tramite un USB supplementare. Chiudiamo tutto. Un'altra cosetta che dobbiamo sistemare da un sacco di tempo, perché già quando abbiamo comprato il camper era rotta, sta qui sopra la mia testa. È la maniglia per chiudere il tetto del camper. Ve la faccio vedere. Ora, a furia di usarla, è proprio venuta via. Lì prima c'era una cinghia di un tessuto rigido, non so nemmeno se era pelle o cosa, ma utilizzandola si è sbriciolata. Ora quindi dobbiamo cercare qualcosa per sostituirla e crearne una nuova. Abbiamo una cinghia di stoffa nera. Dobbiamo solo trovare il modo di far combaciare i due lembi e chiuderli assieme formando un anello. Non volevamo utilizzare qualcosa di duro come un gancio o qualcosa di fisso, perché quando il tetto è chiuso poi lì si rischia di picchiarci la testa. Vorremmo mettergli una sorta di bottone al lato e chiudere in questo modo, altrimenti un rivetto. Ok, abbiamo trovato questa pinza punzonatrice, è meglio. Buco fatto. Girare questo e punzonare il tutto. Abbiamo un'idea su come schiacciare il bottone. Pappagallo, se questo è troppo poco potente, il fratello maggiore. Se questo è troppo poco potente, abbiamo il fratello super maggiore. Acrobazia da circo, però forse sta. Provo a schiacciare ancora un pochino da sta parte. Diciamo che in creatività ne abbiamo sufficienza. È soddisfatto? Sì. Sei tutto storto. Tira. Con nonchalance. Ah, è venuto anche bello da vedere, dai. Sì, è più bello di prima. E questo sistemato. Aspetta, però pollice in su, non sono io che lo devo fare. Sì, puoi farlo anche tu. Sono autorizzata a farlo anch'io. Sì, anche tu. Ok, grazie. Altra piccola cosetta che dobbiamo sistemare, di cui ci siamo resi conto in questi mesi utilizzando vaniglia, è che alcuni bottoni delle tende, soprattutto quelli sopra il portellone, non tengono molto bene. Si svita la vite che era inserita nel legno e il bottone poi non regge più la tenda. Le viti nel legno non possono essere messe tolte, perché dopo si rovina il buco dove è inserita la vite, quindi non tiene più. Allora, c'è un piccolissimo trucchetto. Quando si allarga un buco sul legno, e quindi una vite magari non sta benissimo, si può utilizzare un po' di alluminio, quello classico per coprire i panini, per dire. Si crea un piccolo cilindretto, ben schiacciato, super compatto. Si può schiacciare con una pinza. Poi si infila dentro il buco, si può mettere un po' di attack se ce l'avete, in questo caso non ho messo nulla perché non avevamo niente, e lui praticamente va a tappare il buco che si era creato con la vite. Avvitando si va a espandere un pochino la carta di alluminio e la vite tiene. Infatti siamo riusciti a riavvitare il bottone dove non teneva. Adesso invece vogliamo inventarci qualcosa per trasformare il portellone, una volta che è aperto, in una stenditoria. Perché quando si è in viaggio servirà lavare i vestiti. Noi abbiamo una scrubba che non abbiamo mai usato, ma che probabilmente useremo, e quindi ora dobbiamo inventarci qualcosa per fissare questo filo in modo da poterci stendere i panni. Possibilmente vorremmo cercare di utilizzare quello che già c'è invece di dover applicare degli ulteriori ganci. Alla nostra cordicella per stendere i panni abbiamo fatto un banalissimo occhiello chiuso con due fascette. Ed ora vorremmo sfruttare questi buchi che ci sono già nella carrozzeria di vaniglia. Come si chiamano questi attrezzi? Come li chiameresti? Sono bottoni. Sono fatti per le auto, non so bene. Abbiamo inserito queste specie di bottoni, non so neanche come chiamarli. Comunque hanno una scanalatura all'interno della quale possiamo far passare il nostro filo in modo tale da ottenere più o meno questo effetto. Questa mattina è incredibilmente produttiva, stiamo riuscendo a fare tutto in un batter d'occhio. Mi sembra buono, no? Sì.
Vuoi stendere la felpa? Ecco, uno è già andato e uno è già pieno. Vabbè, ma è grossa. Adesso dobbiamo solo dotarci di mollettine da tenere sul camper e via. Adesso è arrivato il momento di spiegarvi come funziona la nostra doccia. Se avete visto i video della camperizzazione saprete che avevamo già installato il doccino col suo miscelatore, ma non lo potevamo usare perché non avevamo il telo per fare la doccia all'interno del camper. Adesso andiamo a prenderla, l'abbiamo posizionata là dietro nascosta, vi facciamo vedere come si monta e come si usa. Fra le cose che abbiamo fatto, ma che non abbiamo filmato, abbiamo installato questo fantastico sensore Ruvi di temperatura che avevamo sempre un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù. L'abbiamo fissato qua e ta-da! Abbiamo installato due gancetti per appendere i nostri asciugamani e asciugapiatti. Vai, sfodera la doccia. Ecco il nostro telo. Due spiegazioni veloci prima di iniziare. Questo telo l'abbiamo acquistato su Amazon, è della Thais. Questo telo è particolare, infatti non è un semplice telo doccia che va a ricoprire il lato, ma è chiuso sul fondo. Quindi è tutto sigillato, impermeabile, ed ha un buco da dove esce l'acqua. C'è infatti questo attacco rapido, tipo da giardinaggio, dove si può connettere un tubo e far uscire l'acqua. Per chi, per esempio, non ha un piatto doccia come noi, può essere utilissimo, infatti si può agganciare al letto o al soffitto, insomma, del vostro van, stenderlo e fare uscire l'acqua all'esterno in una tanica o... Nel nostro caso non avremo una tanica, ma semplicemente collegheremo questo tubo allo scarico del nostro piatto doccia. Abbiamo scelto di acquistare un telo chiuso sotto per evitare che magari ci possano essere delle perdite. Infatti qua di fianco abbiamo il nostro impianto elettrico e preferiamo essere sicuri che non vi entri acqua. Aprendo la confezione ci sono questi ganci di plastica con la corda elastica e noi abbiamo acquistato anche dei moschettoni, dei semplici moschettoni. Come intendiamo agganciare la doccia? Beh, in maniera piuttosto semplice. Metteremo un moschettone qua nell'attacco che utilizziamo per chiudere il tetto e uno nell'altro, e con i ganci e le corde elastiche li fisseremo alle staffe del nostro letto. Un'altra stupenda caratteristica di questo telo doccia è che può essere utilizzato in due modi: o intero, è circa alto sui 2 metri, 1,90 e quindi copre tutto, ma nel nostro caso ci è più comodo utilizzarlo circa 3/4. Infatti ha la possibilità di essere piegato e utilizzato a una mezza altezza, più o meno questa, che è il nostro livello ideale. Da piegata è alta circa 1,30 m. Infatti anche se il tetto è abbassato ci si può fare una doccia, nel nostro caso seduti sopra il trelino, ma all'asciutto. Ora spacchettiamo il tutto, vedete, è abbastanza compatto. Il telo, adesso vado ad aprirlo. Come vedete, da questa parte ha una comoda cerniera che si può aprire per entrare. E così è come risulta. Un'altra caratteristica interessante è che ha una sua tasca interna, quindi se ci si vuole appoggiare, non so, lo shampoo, il sapone, quello che è. Questo telo, senza fare apposta, sembrava fatto apposta per noi, perché è della misura esatta del nostro piatto doccia, è circa 60x60. E ci risulta comodissimo perché possiamo da qua prendere il nostro doccino, voilà, e possiamo semplicemente docciarci. Come dicevo,
per lavarci sotto lo facciamo dentro. Se volessimo, non so, lavarci i capelli o comunque farci la doccia completa, abbiamo anche la possibilità di sederci. Ecco qua, capelli. Per chi ne ha, però, così. Quindi, posso lavarmi? Vedete che qui il telo è piegato su se stesso. Si fissa con questi supporti di plastica che sono ai quattro angoli. Ce ne sono quattro qui a metà per poter aprire la doccia così piegata. La cerniera invece prosegue, se si vuole appendere più alta è sufficiente di spiegarla completamente e ci sono i gancini sempre sui quattro lati per appenderla. Ah, una cosa che non abbiamo detto, vedete che sta perfettamente aperta perché ha delle specie di stanghette, sbarrette, non so come si può dire, di plastica dentro che la tengono di forma rettangolare, quindi non si appiccica. E anche per quello che non abbiamo voluto un normale telo doccia, che sennò mentre ci si sta lavando ti si appiccica addosso. Invece questa rimane perfettamente di forma quadrata. Dunque, dall'esterno la vista è questa, ovvero si vede solo il telo, ma Daniele che è dentro, a parte la faccia che sbuca, non si vede. Se chiudiamo il portellone, ancora meglio. Non si vede proprio nulla, niente di niente. Ci è costata circa 200 euro ed esiste anche la versione senza lo scarico, quindi senza un tubicino, quindi devi fare un buco. Bisogna fare il buco. Non l'abbiamo ancora provata, quindi la stiamo provando in realtà su vaniglia per la prima volta e in questo viaggio che faremo, che non vi abbiamo ancora detto dove sarà, sarà una sorpresa, però sarà una buona occasione per testarla veramente sul campo, per capire se è comoda, se ci troviamo bene, come è meglio usarla. Anticipo già chi potrebbe pensare che una doccia che va aperta e poi richiusa è scomoda, però noi non avevamo alternative e nello spazio che abbiamo non potevamo creare un box doccia fisso. Quindi pensiamo che questa possa essere una buona soluzione per il nostro camper. Noi comunque abbiamo anche questo, che è un piatto doccia di plastica che abbiamo tenuto tra le poche cose che abbiamo tenuto dal vecchio camper. E se vogliamo fare la doccia di fuori non dobbiamo fare altro che posizionarlo per terra, prendere, estrarre il nostro doccino, appenderlo al portellone e siamo comodi così. Ovviamente questo però prevede che ci sia un bel sole e un clima caldo e magari di non essere in una città. Ora però dobbiamo studiare come far arrivare il tubo della doccia all'interno dello scarico del nostro piatto. Lo scarico, come vedete, è da questa parte, mentre nel nostro piatto lo scarico risulta di là, quindi è un po' scomodo. Noi adesso vogliamo fare una cosa di questo tipo. Con questi pezzi, insomma, che abbiamo avanzato, fare questo lavoro, fascettare, chiudere qua e poi infilarlo così. Ecco, e noi così abbiamo il nostro scarico. Tagliamo un angolino del nostro, non so come si chiama sto coso, così ci si libera l'angolo per lo scarico. Ciao ciao angolino. Ci siamo fatti prendere la mano, adesso tagliamo anche gli altri. Perché questo pezzo, da quando abbiamo inserito il trelino che sborda un pochino, si inserisce sempre a fatica, quindi lo accorciamo un po'. Oh, guarda lì come entra bene. Voilà. Quanto mai non averci pensato prima. Vogliamo fare un piccolo esperimento per vedere se l'acqua passa giù e non torna indietro.
Per chi avesse un minivan e volesse fare la doccia all'interno, sicuramente questa è una buona opzione. Se volete dare un'occhiata più in dettaglio al prodotto, vi lasciamo il link nella descrizione del video. È comodo, si può installare praticamente in qualsiasi camper, male che vada installate dei gancetti sul soffitto e è bello che fatto. Tutti questi piccoli upgrade li abbiamo fatti perché a brevissimo partiremo per un viaggio di qualche settimana a bordo del camper e quindi volevamo essere pronti in tutto e per tutto ad affrontare questa nuova avventura. Non vediamo l'ora di scoprire come ci troveremo a bordo di Vaniglia per così tanto tempo, sarà la prima volta, quindi se anche tu magari sei curioso di scoprirlo insieme a noi, continua a seguirci e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.